Pareggio per 1-1 tra Turris e Vibonese nell'ultimo impegno dei corallini nel girone di andata. A Liguori, gli uomini di Fabiano devono dare continuità agli ultimi risultati positivi per mantenere le distanze dalle zone pericolose della classifica. Ma sono i calabresi a rendersi più pericolosi nella prima parte di gara, prima con Tumbarello che chiama l'estremo della Turris a un difficile intervento, poi con Plescia che sfrutta un ottimo assist di Vitiello e con un bel pallonetto porta in vantaggio i rossoblù. La Turris risponde con Franco e Pandolfi, ma la porta di Marson resta inviolata. Nella ripresa corallini più propositivi, ci provano Tascone, Longo e Dinunzio ma senza successo. A pochi minuti dalla fine però è Romano a svettare su un calcio d'angolo e riportare in parità la gara. Al triplice fischio e parità con la Turris che continua la sua striscia positiva tenendo lontana la zona play-out. Domenica prossima, secondo impegno consecutivo, in casa contro l'Avellino.